ti vedo. Esatto, grazie. Ed è un'azienda che ha delle criticità. 17.000 tonnellate di CO2 emesse sono un numero decisamente importante, impegnativo da gestire. E siccome Gio di Brugola ha sentito BMW che gli ha detto: guarda che io ho deciso qualcosa per il... Qual è l'ultima? Questa è l'ultima slide. Per il 2030 ho deciso qualcosa, ho necessità di operare su due strade, fondamentalmente, perché come diceva Paola prima, non posso immaginare da solo, con le mie forze, con l'efficientamento attuale, di arrivare a quello che BMW mi ha chiesto. Non ce la posso fare, non ce la posso fare. Però l'obiettivo c'è. Poi Brugola dice anche: io sono un player importante, non credo che, se non sarò così preciso nel 2030, che BMW e altri mi manderanno a casa. È ben consapevole del suo posizionamento di mercato, però dice anche: è il mio orgoglio poter fare questo. E quello che è successo è che nel mentre Brugola fa questo, ovviamente attira altri clienti. Quindi che cosa accade? Brugola, abbiamo detto prima, azienda leader nella produzione di viti per il settore automotive. Le brugole le fa e le ha inventate il signor Brugola qualche decennio fa. Più di 500 dipendenti, 6 poli produttivi, 12 centri logistici nel mondo, 9 milioni di pezzi prodotti ogni giorno. Il tema di Brugola non è nemmeno tanto solamente l'Europa. L'ultimo cliente grande che Brugola ha guadagnato l'ha guadagnato proprio dall'America. Ma oggi il cliente che va dall'azienda gli dice: tutto bello, viti spettacolari, due diligence, se no tu non diventi mio fornitore. Prezzo certamente importante, ma io non mi porto a casa un fornitore che non ha un insieme di semafori verdi, perché se no i tuoi semafori rossi pesano su di me, li devo risolvere io. E l'azienda dice: no. Brugola questo lo sa perfettamente e quindi si dà da fare. Comincia a calcolare la sua carbon footprint, comincia già ad efficientare. Noi siamo arrivati qui come Forever Bamboo a lavorare con Brugola. Abbiamo già fatto un bel pezzo da solo, con le sue capacità, competenze, investimenti, lungimiranza, team, perché senza il team non si va da nessuna parte, responsabili di qualità, responsabili di produzione, e arriva. Dato subito non rapportato la produzione che è aumentata, quindi la diminuzione è davvero davvero importante. Meno 16% di CO2 per tonnellata prodotta dal 2002 verso ovviamente il 2019, che è il benchmark di riferimento. Obiettivi ambiziosi. Al 2030 Brugola non si accontenta di arrivare al meno 55, ma vuole arrivare al meno 70% di emissioni e vuole sfondare il goal della carbon neutrality al 2035 e non al 2050. Gli obiettivi sono definiti dal Green New Deal, che tra l'altro ha aggiunto un intermezzo: 2030 meno 55%, 2040 meno 90%, 2050 carbon neutrality. Brugola dice: se io non sbaglio, col mio fiuto riesco ad accorciare tutto sto
percorso. Tre strategie: efficientamento energetico, di produzione, di mobilità, tutto quello che nel carbon management si deve fare, perché non è mai una singola e sola operazione che ti porta a ottenere un risultato del genere. E poi due azioni che Brugola comincia a svolgere con noi. Prima, supporta progetti di afforestazione di Forever Bamboo, poi vedremo perché, e Brugola oggi ha come supporto 6 ettari di nostre foreste in Italia. Noi oggi abbiamo 200 foreste in Italia di bambù gigante, quindi operiamo in Italia, azienda Made in Italy, società agricola, società benefit, non siamo al di fuori dell'Italia. Quindi l'azione che consentiamo di fare alle aziende italiane è quella di lavorare in Italia per compensare in Italia le proprie emissioni. Non contento di questo, fa un passaggio in più e dice: ma io ho terreni di mia proprietà, se tu ti sei fatto le tue foreste Forever Bamboo, anch'io voglio farmi la mia foresta. Per un insieme di motivi che tra un attimo vedremo. Dal punto di vista imprenditoriale, trasformare dei terreni che lui aveva nell'asset fondiario aziendale non produttivi in terreni altamente produttivi ed inserire sotto la sua diretta responsabilità, ma anche gestione, il fatto di produrre per se stesso la mitigazione della sua CO2. Vuol dire togliersi dalle fluttuazioni del mercato, perché se è vero che al 2030 bisogna andare a meno 55% di CO2, è anche vero che tra un po' ci saranno un sacco di aziende a caccia di compensazioni e di mitigazioni. Perché? Perché l'Europa spingerà, perché le banche spingeranno, perché uno dei temi ESG, tra l'altro, che vale tantissimo nel rating, è: hai la carbon footprint? Stai mitigando le tue emissioni? Più importanti di altre tematiche ambientali, sociali e di governance. Se fai un bilancio di sostenibilità, lo devi andare a rendicontare. E quindi sapete voi meglio di me quali sono poi accadute. L'altro aspetto è ovviamente il mercato. Quanto il mercato oggi sta richiedendo attenzione verso questo tema specifico, che è carbon neutral, decarbonizzazione e tutto quello che ruota attorno. Lui dice: io mi metto al riparo, per quanto posso la voglio controllare io questa cosa. E quindi sceglie un partner. Tutto questa roba qui rappresenta per lui 4.000 tonnellate di CO2 in meno a cui pensare ogni anno. Quindi il 24% in meno della CO2 calcolata come benchmark di riferimento da quando Brugola ha cominciato a calcolarla del 2019. Due passaggi importanti che sono centrali, perché ci consentono di capire perché da una parte Brugola compra da noi o sostiene da noi degli ettari e perché da un certo punto gli ettari se li fa per sé. Sono proprio due tematiche. Uno è quello che normalmente si chiama offsetting. Molti di voi magari hanno sentito parlare del tema carbon credits. Carbon credits, offsetting, acquisto di crediti o finanzio progetti di afforestazione che sono esterni al mio perimetro. Forever Bamboo non c'entra nulla con la catena di fornitura, la catena del valore di Brugola. Ok, poteva venire da noi come poteva andare in Perù, in Guatemala, in Cambogia, dove voleva. Ha scelto però un progetto che fosse verificabile e fosse vicino a casa, però era esterno al suo perimetro. Altro è l'insetting. Insetting è la mitigazione interna al perimetro aziendale. Quando tu efficienti dentro di te, quindi riduci le tue emissioni, tu stai facendo insetting. Quando cambi i tuoi serramenti, stai facendo insetting. Quando trovi il modo di afforestare sui tuoi terreni, stai facendo insetting. E la cosa importante è che a seconda del peso della tua filiera, tu puoi pensare non solo di mitigare te stesso la tua impronta carbonica, ma di essere un fulcro della tua filiera, perché se è interno alla filiera è sempre in setting. Quindi ciò che ti sta a monte, ciò che ti sta a valle, se sono più piccoli di te e pensi che attendere potrebbero avere più difficoltà a rispettare quello che il Green New Deal dice, tu sai che se non lo fanno loro, le loro emissioni tu le dovrai rendicontare come scope 3, e quindi se non le compensano loro, toccherà a te compensarle. A quel punto lì o cambi il fornitore, ma magari un fornitore importante tu non lo vuoi cambiare perché ti è strategico, ma magari è piccolo e non ce la fa a farlo. A quel punto lì tu strategicamente ti conviene dire: non è che da qui a qualche anno devo trovare una soluzione, perché non posso poi arrivare lì e dire: cosa facciamo? Non abbiamo niente da dire. Ok? Con l'insetting tu puoi avere una soluzione per te e puoi avere una soluzione per la tua linea produttiva, la tua linea di valore. Sono importanti perché la norma, grazie
grazie al cielo, norme ISO, quelle che utilizziamo per calcolare, rendicontare le emissioni, gli assorbimenti, ci consentono e specificano esattamente questi parametri. Di più, abbiamo una chance unica in Europa, perché in Italia, visto che l'Italia è la prima nel 2014 che è partita a realizzare foreste di bambù gigante, a gennaio del 2024 è uscita una UNIPDR, quindi una norma che organizza il calcolo della CO2 dei bambusetti, grazie a un calcolo meraviglioso fatto dal Politecnico di Milano, certificato da RINA. Siamo sempre all'interno del mondo ISO, quindi non è un secondo me, ma guarda Google, no? Tutto certificato. E poi come questa roba qui deve essere resa disponibile alle aziende che vogliono compensare o mitigare l'Italia. È uno strumento incredibile, perché avevamo già cominciato nel 2002 a utilizzare questi schemi, questi temi. Oggi, con l'avvento di questa UNIPDR, abbiamo la capacità e la possibilità di dare maggiore sostegno e credibilità alle aziende, quindi l'azienda serenamente può portare in rendicontazione questi progetti nel proprio bilancio di sostenibilità, ovviamente, e poi a maggior ragione ancora nella propria carbon footprint. Che cosa accade? Quello che ci dice la norma: esiste un progetto ambientale con un progetto di bambù gigante in Italia. Esiste un progetto di compensazione con un'azienda che ha necessità per delle quantità emesse di andarle a ridurre, e poi esiste uno strumento che è il carbon token, che è la trasposizione digitale di proprietà di una certa quantità di carbonio assorbito dalle foreste, che io posso prendere, ripeto, e portare in rendicontazione. Il bello della norma, che in qualche maniera fa un dupe del mondo carbon credit, è che l'azienda può non solo prendere dei carbon token per compensare l'anno precedente, che ovviamente è quello che abbiamo appena rendicontato, o l'anno attuale, quello abbia qualche cosa di specifico da rendicontare, tipo sto facendo un evento e voglio che quell'evento sia compensato, ma può anche comprare dei carbon token da tenere in scorta per utilizzare gli anni prossimi. E quindi ancora una volta, comprandoli adesso, si mette a riparo delle fluttuazioni di mercato che ci saranno nei prossimi anni, che ci saranno inequivocabilmente e in maniera inevitabile, perché ce ne sono molti meno di quanto servirebbero a tutte quante le aziende. Questa non mi metto a spiegarvela, però ve la voglio far vedere. Se non l'avete mai sentita, il termine carbon neutral, se un'azienda lo dovesse usare o lo volesse usare, deve riferirsi obbligatoriamente a una norma ISO, che è questa. Oggi nessuna azienda può dire di sé di essere carbon neutral se non rispetta questa ISO. Mentre fino a novembre 2023, prima che entrasse, c'era, è vero, la PAS 2060, che noi riconosciamo essere, diciamo, la normativa più interessante a livello europeo, ma che non aveva forza di ISO, ovviamente. Che cosa ti dice la cosa più bella di questa ISO? Bellissima a mio avviso. È che esiste un piano. La cosa principale che oggi un imprenditore, un dirigente, un CEO, un responsabile, un sustainability manager può fare se vuole arrivare lì è: ci metto la testa e comincio a pianificare. Non è richiesto che tu qui a T con zero sia carbon neutral. Non è questo che ti è richiesto. Non è, nessuno viene a tirarti la giacchetta, se qualcuno lo fa sta mentendo. È richiesto che tu però porti attenzione e pianifichi una strada verso la carbon neutrality. Difatti, la cosa principale su cui voglio portarvi attenzione, e poi mi taccio, è che questa è la mia baseline come sono oggi. Comincio a pianificare in maniera seria, come dice la norma. Comincio, mi impegno verso la carbon neutrality a ridurre di un piccola quantità quella che è la mia impronta carbonica, ok? Da 1000 scendo a 950 tonnellate, e fate voi i vostri conti. Se dall'altra parte acquisto la medesima parte di compensazioni, io qui a T con 2 posso già dire di essere carbon neutral, perché a questa quantità emessa corrisponde questa quantità che faccio assorbire ovviamente a progetti esterni in questo caso, ma potrei anche inserire questa che è l'insetting, ovvero la mia foresta, che mi abbatte ulteriormente. Quindi se faccio un piano, prima di arrivare qui, dove sono iper carbon neutral, posso già cominciare a dire di me di essere carbon neutral, perché sto bilanciando le emissioni
con gli assorbimenti interni ed esterni. E nessuno potrà pensare di dire no, ma non è vero, no, ma tu stai mentendo, no, ma tu fai greenwashing. Perché quello che ti salverà sarà un piano secondo la norma. Quindi, hai necessità di mercato per i concorrenti, necessità di qualunque motivo, anche di orgoglio personale. Alcune aziende lo fanno perché dicono no, no, ma io ci credo, penso che questa carta, se me la gioco bene, sarà il gioco del futuro per la mia azienda. Ecco, sappi che nessuno ti potrà obbligare domani a spegnere i forni, a spegnere nulla. Quello che conta è la testa, un piano, una visione. Ovviamente non ci si inventa a fare questo, voglio togliere le semplificazioni che non sono il caso, ma comunque è possibile veramente in tempi ragionevoli cominciare un percorso. Ovvio, se non mi interessa andare a definirmi carbon neutral, quindi andare a fare marketing e comunicazione sulla carbon neutrality, non mi interessa tutto questo, ma mi interesserà comunque magari fare un calcolo di carbon footprint e cominciare a fare qualcosa di efficientamento e qualcosa di compensazione, perché magari qualcosa lo dovrò rendicontare, anche se non sono obbligato, come dicevano prima i colleghi, dalla CSRD, ma magari sono in filiera con qualcuno di obbligato che comincerà a bussarmi sulla spalla e dire ho bisogno che mi racconti qualcosa di te, perché sennò non so cosa scrivere. Lavorando in Italia, lavorando su terreni abbandonati, lavorando con agricoltura simbiotica, con agricoltura di precisione, essendo società benefit, chi sta con Forever Bamboo come brugola rendi conta 7 goal globali. Quindi non è che perché tu ti vieni a comprare qualcosa da Forever Bamboo dove il 13, tu rendi conti per i nostri carbon token solo il goal 13 di lotta al cambiamento climatico. Tu puoi portare con te e descrivere tutto questo, come dire far fruttare i soldi su più tavoli. Non stai lavorando solo qui, ma stai lavorando per fame, stai lavorando per lavoro dignitoso, stai lavorando per acqua, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili. Tutte le filiere a valle delle nostre foreste servono a fare biopolimeri, che già facciamo, servono a fare ecopelle, che già facciamo, servono a fare edilizia sostenibile, servono a fare cellulosa da carta. Quindi quando tu stai con una foresta di bambù gigante fatta da Forever Bamboo in Italia, tu stai sostenendo col tuo denaro tutte filiere a valle delle quali in qualche maniera poterti, passatemi il termine, vantare. Che rispetto a qualcuno che spende 5 centesimi in qualche altro paese di cui non si sa niente, cui puoi metterti come gli scarponi e venire a vedere a prezzo sull'Adda 15 ettari di foresta di bambù. Non in Gabon, non in Guatemala, vieni a prezzo e io ti accompagno, molto volentieri. L'importante è non dire come ti è accaduto, come è accaduto per il Climate Hotel di Milano, che ha fatto la carbon footprint e ha pubblicato il certificato con scritto che era Climate Zero, che era Net Zero, che era ormai diventato super uomo. È stato bombardato a destra e a manca e gli hanno detto tu hai fatto la carbon footprint, finito, più di quello. E magari se lo dici dici anche il numerino, perché magari se esponi un certificato almeno di numerino. Quindi sono tutto questo. Questa è la cosa che ho fatto vedere all'inizio. Chi sono? Io sono l'amministratore delegato di Forever Bamboo, faccio parte del Consiglio Generale di Confindustria Cesambiente a Roma e sono il delegato sostenibilità per Confindustria Cesambiente a Roma. Quindi ho una visione, diciamo, di che cosa sta accadendo in maniera qualche volta anticipata, perché arrivano le veline, come si suol dire, ma anche qui arriveranno le veline di varie attività, e quindi quello che vi porto è anche il sentore di dove, rispetto al mio punto di vista, stanno andando le esigenze delle aziende e il desiderio che le aziende si trovino preparate ad affrontare quelle che sono le tematiche, ovviamente, di mercato. Qui, se volete, c'è un QR code per Forever Bamboo, quindi se volete vedere, conoscerci, andare direttamente sul sito, approfondire un po' di più, questa è una possibilità più diretta per, ovviamente, come detto prima dagli organizzatori, siamo qui in veste e ospiti di Confindustria, quindi ci mancherebbe che non fossero loro coinvolti per qualunque vostra richiesta verso questo mondo delle compensazioni, delle mitigazioni o anche del calcolo della carbon footprint.